Ciao a tutti, benvenuti in questo video tutorial di Sea Juggling. Quello che impareremo oggi è la base del looping, come fare girare in vita l'hula hoop in maniera comoda e prolungata, ovvero il waist hooping. L'hula hoop deve essere bello grande, almeno sino a quasi l'ombelico. Il mio nel video è addirittura di un metro di diametro. Abbigliamento comodo, possibilmente non ingombrante. Prendete l'hula hoop e appoggiatelo alla base della schiena. Date una piccola spinta in un verso certo per permettere alla rotazione di partire. Riprendendo l'hula hoop, testiamo il senso di rotazione opposto al precedente con lo stesso movimento. Il principio generale è questo. Quando l'hula hoop è sulla schiena, bisogna accompagnarlo indietro. Quando si poggia sulla pancia, lo accompagniamo in avanti. All'inizio potrebbe sembrare macchinoso, ma non importa, andate avanti lo stesso, perché il vostro corpo si abituerà al movimento e riuscirete a sentirvi comodi. All'inizio potete porre un piede in avanti e partire. Piano poi portate il piede posto in avanti sempre più indietro, sino ad allinearlo con l'altro. Avere le gambe un po' aperte non aiuta, però anche neanche i piedi stretti aiutano ad essere eleganti. All'inizio non è facile, però l'obiettivo è proprio quello di muoversi il meno possibile e allo stesso momento riuscire a sollecitare la rotazione.